Bentornati ragazzi sul mio canale, sono Ivan ed oggi giochiamo il secondo episodio della mia serie su Yoshi's Island. Cominciamo! Abbiamo appena battuto il primo boss ed ora facciamo il livello subito dopo. Hop hop! Ciambelle cadenti! Oh no, il primo livello a scorrimento automatico! Facciamo attenzione perché non voglio rischiare di perdermi qualcosa. Ok, già abbiamo trovato una moneta rossa, prendiamo questo fiore. Abbiamo delle uova, posso fare... Oh, benissimo. Ok, non c'è scappato nulla. Questo qui invece è un carrellino che dobbiamo alimentare noi stessi. Bene. Eccone una ed eccone un'altra lì. Qua. Presto. Oh, mamma mia, pensavo che sarebbe caduto di sotto. Questi livelli automatici sono un problema perché... Non hai il tempo per stare a riflettere su cosa prendere, cosa no, dove muoverti. Comunque, io mi impegnerò per cercare di trovare più cose possibili, ma ovviamente qualora me ne perdessi... Oh mamma, me ne perdessi per strada... Sicuramente poi a breve tornerò indietro e le recupererò. Se ci riesco, poi se vedo che resto bloccato troppo tempo, ragazzuoli, amen. Questi fiorellini canterini qua... Prendiamo questo e continuiamo a salire. Oh, ah, ok. Nulla qui. Checkpoint. Ah, porca miseria, avrei dovuto aspettare. Ah no, ok, mi aspettavo una pioggia di stelline. Bene. Tutti i monetoni rossi. Fiore. Qui c'è qualcosa? No. E allora continuiamo a salire. Monetone rosso al centro. Qui. Nulla. Oh, vieni qui. Ah, calma, calma, non ci facciamo prendere dal panico. Ecco un altro monetone rosso. Ok, altre stelline. Vieni qui. Ah beh, non era proprio la mia intenzione, ma... L'importante è che per il momento stiamo recuperando tutto. Queste sono tutte monete normali. Ovviamente queste ciambelle precipitano se ci rimaniamo sopra troppo tempo, quindi... Quindi... No! Ma guarda dove sono andato a morire. Ok, carico e riprendo da qui, ragazzuoli. Ok, eccoci, stavolta. Occhio. E preso anche l'ultimo monetone. Abbiamo tutto al 100% anche qui. Ecco la fine. A posto, anche questo livello lo abbiamo completato a regola d'arte. E abbiamo anche il livello bonus. Ragazzuoli, lasciatemi un bel like a questo video se vi piace quello che state vedendo ed iscrivetevi anche al canale per rimanere sempre collegati con tutti i titoli che verranno successivamente. 100%. Speriamo di riuscirci. No, maledizione. Sarei dovuto uscire. Uscire con quello che avevo trovato. Ok. Poi prossimamente vi farò vedere. Ok, secondo livello della seconda parte. Shy Guy sui trampoli. Bene. Ah, finalmente un livello fisso. E via. Guardate quanto sono belli questi livelli a più strati, che abbiamo delle piante in primo piano e le colline sullo sfondo che si muovono in modo differente rispetto a noi. Danno proprio una sorta di falsa tridimensionalità, però è affascinante. Ora, qui c'è una cosa da imparare e ho dovuto provarci più di una volta. Dunque, l'uovo giallo crea monete, l'uovo rosso crea due stelline, mentre l'uovo lampeggiante, usalo sul nemico e avrai un regalo. Attenzione, ora io qui butterò un po' di uova per fare questi test. L'uovo giallo ci darà una moneta. L'uovo lampeggiante ci darà un monetone rosso, che era quello che io in questo livello non riuscivo mai a trovare ai tempi che erano. Ha voglia a girare per cercare di capire dov'era l'ultimo maledetto monetone rosso, e alla fine ho capito che si otteneva con questo gioco dell'uovo lampeggiante. Quindi, ragazzuoli, teniamo a mente questa cosa.
che con l'uovo lampeggiante possiamo ottenere un monedone rosso che altrimenti non comparirà in nessun altro punto del livello. Dovremo scagliarlo addosso a un nemico. Attenzione che qui non vedo cosa sta succedendo però. Facciamo un secondo scorta di uova. Ok. Potevo farlo apparire un po' più in là in realtà, eh. Ah, però qui c'è un fiore, quindi calma, torniamo indietro. E ok. Pelo pelo, ma ci siamo riusciti. Shy Guy sui trampoli, togliamoli di mezzo. Potremmo anche prenderli a linguate, ma è sempre meglio eliminarli subito in modo da non ritrovarceli tra le scatole. Qui si va? Ok. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove, 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 dove? Ah, aria. Di mezzo carattere. No, l'ultima. Ok. Cerchiamo ovviamente di non farci colpire. Così risparmiamo le monetone, cioè le stelline. Eccole! 17. Ancora 3 stelline e saremo al massimo. Vediamo un po' se possiamo fare una cosa. Cerchiamo di fare canestro. Opla! Questo ci darà i punti stella ed eccoci qua. Vieni qui, vieni qui. Perfetto. Ora abbassiamo questi pilastri e togliamoci anche dalle scatole questo tipo timido. No. Ti ho detto di toglierti dalle scatole. Qui c'è un fiore, andiamocelo a prendere. Come stiamo messi a punteggio? E insomma, c'è qualcosa qui sopra? No. Vieni alla pianta. Yeah. Trovato un altro monetone rosso. Perfetto, prendiamo questo fiore. Voilà. Lì c'è. Vediamo cosa ci dà questa nuvoletta. Qui sotto. Qui otterremo la nostra seconda trasformazione. Diventeremo una sorta di talpa scavatrice. E dovremo prendere le monetone rosse con il tempo limite. Ora, io fortunatamente ho imparato a riconoscerle perché sono quelle più scure, quindi in teoria dovrei cavarmela. Ok. Per sicurezza prendiamo tutto. Le dovremmo aver trovate tutte quante, eh? Queste sono tutte normali. Io per sicurezza continuo. Sicuramente qui in mezzo capace che qualche bonus tipo vite, tipo una vita c'era, ma quello che mi importava era prendere le monete rosse. Cosa vuoi tu, piantaccia? Dunque, qui a questo punto io li toglierei dai trampoli per poi ingoiarli e generare uova. Solo che se non riesco a raggiungerli, 1, 2 e 3. A posto. Fiore. E là. Giù, giù e ancora più giù. Stiamo di nuovo in una caverna sotterranea. Questi pipistrelli ci fanno comodo per generare altre uova. E anche tu. Qui è tutto buio, quindi sempre, mi raccomando, teniamo d'occhio le piattaforme. Qui sotto. Niente. Io prima di alzarmi vorrei controllare. A parte che sono questi pipistrelli che mi mettono un nervoso. Ecco. Benone. Ma guardate se per un colpo. Bene. Oh. Buono. Un super seme tutto per noi. Che poi questo penso sia una sorta di girasole. Moneta rossa qui. E abbiamo preso tutte le monete rosse del livello. Opla. Qui invece che cosa c'è? Monetine. Quindi abbiamo anche tutte le stelle. E per quanto riguarda i fiori, sì, siamo al 100%. Grande così. C'era un palloncino. Vabbè, non ci importa. Vediamo. Niente bonus questa volta. Non ci interessa. L'importante è che abbiamo fatto il punteggio massimo su questo livello. 30, 25. Voilà. 100 per noi. Bello, bello. Ok. Penultimo livello di questo gameplay. Oh, questa qui è una sorta di sottobosco fattone. Ora capirete perché.
Tocca il pelo e starai male. Ah, tocca il pelo e starei male. Cerchiamo di non toccare cose pelose allora. Ah, ok, l'ho mangiato. Questi sembrano dei Goomba, ma non ho la certezza matematica. Comunque, prendiamo questo fiore. Diventano tipo dei palloni da calciare. Fantastica questa cosa. Mi è tornato in faccia. Oh, fantastica questa cosa. Ora, lì sopra ci sono delle uova lampeggianti, quindi dovremo ottenere due monetoni rossi usandole. Che poi qui c'è un cocomero che una volta mangiato ci farà diventare degli autentici mitragliatori. Occupiamoci di liberarci spazio qui. Facciamo attenzione a non sprecare le uova lampeggianti, ragazzuoli. Dunque, si potevano anche scorrere le uova, mi sembra. Sì, ok. Caricando e riabbassando. Perfetto. Mi servirebbe un nemico adesso. Ed ecco fatto. Trovato un monetone. Rimettiamo in canna un uovo lampeggiante. Eccolo. Aspettiamo di trovarci contro questi. Perfetto. Ora tocca solo capire dove sta la chiave. La chiave, chiave, dove sarà? Ma è possibile che non sta qui sopra? Ma guardate, ecco dove era la chiave. Perfetto. Allora andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Prendi le monete. Prendi più monete del nemico prima che il tempo scenda a zero. Va bene. Oh, porca miseria. Va bene. Azzo, dobbiamo anche fare attenzione a non farci colpire. Ma noi abbiamo la lingua, amico mio. Oppla. Oppla. Azzo, allora questa l'ha presa lui. Comunque stiamo stravincendo per il momento, eh. Oppla. E vai così. Oh, buono. Un oggetto da usare sul menu. Questi oggetti funzionano come sugli oggetti della mappa di Super Mario Bros. 3. Solo che con la differenza che noi premendo Start potremo usarli mentre siamo sul livello. Ora questo momento non mi serve, quindi evitiamo. Però teniamo presente che potrà farci comodo più avanti. Ad esempio, qualora venissimo colpiti dal nemico e non avessimo più il massimo delle stelline, ci sono dei bonus che ce le ricaricano. Oh, ora questi qua sono dei batuffoli pelosetti che se li colpiamo o se li mangiamo andremo in uno stato di ubriachezza o di fattanza. Proviamoci. Ah, ma comincerà a ballare tutto, rendendoci la vita difficile. Dunque, qui per la cronaca, ho letto che c'è un piccolo bug che se avessimo giocato con il Super NES Classic Mini, per una frazione di secondo sarebbe scomparso lo sfondo nel momento in cui entravamo in contatto con questi batuffoli. Visto che per questo gameplay non stiamo usando il Super Nintendo Classic Mini, il problema si è risolto da sé. Sto proprio avanti. Maledizione. Eccoci. Tutte monete semplici, ce la facciamo a prendere il fiore? Ah, naturalmente dopo un po' questo stato di ubriachezza, fattanza passerà da solo. Senti, ecco, facciamo prima. Abbiamo preso tutti i fiori, ecco, mancano solo un po' di monete rosse. Ah, no, no, ok, ero convinto di stare quasi alla fine, forse ancora c'è un po' di spazio di manovra. Il nostro primo bagnetto. Questa dovrebbe essere l'ultima. Eh no, neanche per niente, manco per niente. Ce ne siamo lasciati dietro un bel po', ragazzuoli. Ok, riproverò. In caso farò un rapido taglio e carica nei momenti in cui prenderò le monete rosse, senza che ripercorro tutto quanto il livello. Eh sì, ce ne mancano 4. Mica va bene. Niente, ragazzuoli, ho trovato esattamente le stesse identiche monete rosse. Quindi evidentemente c'è qualche area segreta che mi sta sfuggendo. Torneremo a cercarla in un secondo momento. Per adesso andiamo avanti.
Sempre quelle quattro, quindi c'è un motivo. Di sicuro si trovano in un qualche punto segreto. Vedremo più avanti se riesco a trovarle. Ci devo riuscire per forza. Ok, qui dobbiamo passare su questo carrellino. Ed ecco due monete rosse. Una e due. Attenzione a questo rullo, tra l'altro rullo poligonale, fantastico. Cos'è questa freccia? Non è che dobbiamo fare una schiacciata qui, no? Monete rosse e fiore. Fiore. Ah, ok, possiamo passare qui sopra, immagino. Perfetto. Lì ce n'è un altro che penso potremo prendere più avanti. Proviamo a proseguire. Ok, oh! Oh, che carino questo pesciolino che ci spruzza. Vediamo se riusciamo. Lì a sinistra comunque c'è l'ingresso per il fiore, ok. Così poi potremo prendere con calma anche quello che sta lì sopra. Eccolo là. Senza complicarci. Oh, troppo la vita. Gli spariamo un uovo, lo prendiamo. Ah, c'è un'altra piattaforma, ce la fa. Oh, grande, ce la fa direttamente. Ok, checkpoint, due monete rosse. Qui che ci dai? Stelline. Benissimo. Ok, con questi switch potremo ruotare queste piattaforme in modo da issarci sopra nel modo più vantaggioso possibile. Attenti a questo infame che... Oh! Ma come osa? Ah, infamone! Ci stava rapendo Baby Mario. Baby Mario. Ok, per il momento saliamo semplicemente qui sopra. Benissimo, stellina. Ancora una e avremo il pieno. Ma dai, però. Qui. Qui sopra nulla. Colpiamo queste e facciamole ruotare. Di nuovo, in modo da non sbatterci la zucca. Fiore, perfetto. Abbiamo preso tutti i fiori, ok. Oh, mamma mia. Qui si scende, ma prima facciamo un'incetta nuova. Dovremmo ruotare le piattaforme rosse. Qua. Quindi, se io adesso vado a fare questo, oltre a trovare tre bellissime monete rosse, abbiamo anche il vaso. Rompiamolo ed otterremo la chiave. E anche le piattaforme rigirate, tra l'altro. Presi anche tutti i monetoni. E allora si va. Qui dovremo sfruttare queste palle rotanti per salire. Ricordiamoci che abbiamo solo 29. Abbiamo. Ah, ok, perfetto. Ecco il checkpoint. No, calma, non entrare nella porta. Adesso sì. E là. E via così, vediamo che ci aspetta. Come stiamo messi? Abbiamo. Ok, tutto al 100%. Ah, tra l'altro, questi oggetti non possono essere usati nella stanza del boss. Un muro che si chiude alle nostre spalle. Oh, ma quanto sei carino! Lo vuoi un bel calcio nel sedere? Ciao piccolo Yoshi, Baby Mario vuole andare al castello di Bowser? Se lo porterò io arriverà in fretta. Maledizione. Ecco, adesso questo è piccolo e carino, adesso diventerà un bitorzolo enorme e brutto. Ecco, lo sapevo. Blearg. Ah, cresce ancora. Iniziamo a bombardarlo di uova. Ah, ok, quando gli lanceremo le uova, lascerà cadere questi piccolini che noi potremo usare per rifornirci di uova. Ah, invidio. No, lasciami. Guarda, guarda, sta cercando di spingermi nella lava questo infame. Colpito, colpito due volte. Che doppietta. E tre volte in un tocco, so veramente forte. Che fortuna. E vai. E con questa chiave potremo sbloccare il secondo mondo.
non siamo stati colpiti, perfetto, 100%. Ok, rimane solo il livello di prima da capire dove si trovano quelle 4 monete rosse. Guardate, 100, 100, 100 e lì 96. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa per risolvere questo problema. Pum. Perfetto, bandiera sul primo mondo. Possiamo tornare al secondo, sì. Ok. Ok ragazzuoli, ho provato a rifare il livello, non potete immaginare quante volte, e guardate dove lo sono andato a trovare. Alla fine, qui, si salta e scende questo trampolino per saltare, ma voi rendetevi conto? Penso di averci passato più di un'ora qui. Ecco. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Qui qualcosa abbiamo trovato. Oh, ecco. Sbuca la piantina e ci porta. Oh, lì ci sono altre monete. Dovrebbero essere proprio quelle quattro che ci mancano. Una, due, tre e quattro. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Bene, abbiamo tutto al massimo. Andiamo serenamente a finire il livello, sperando che non ci facciamo colpire stupidamente. E là! E anche questo l'abbiamo sistemato. Con tanto di bonus alla fine. Perfetto. Nel prossimo gameplay affronteremo il secondo mondo. Intanto godiamoci questo momento di gloria. Primo mondo completato al 100%. Una seconda faccia di Mario. Ok, due vite. Chiudiamo in bellezza. 38. Ecco qui che si sblocca. Perfect. Ed ecco qui, avremo accesso a due livelli bonus che ci permetteranno di ottenere svariate cose. Nel prossimo gameplay vedremo per bene che cosa abbiamo sbloccato. Per ora io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale ed io mi fermo qui. Ciao, alla prossima!